Allora Fiorenzo, oggi sono andato in mare e ho pescato la razza. Ostia! No, ti ho detto un po' una stupidaggine, non l'ho pescata io, l'ho comprata perché questo pesce qui lo prendono praticamente le barche di Foravia, no? Le barche d'altura. Perché non vai Foravia? Io non vado Foravia. Cosa ci facciamo? Però ci avrai degli amici che, che ci vanno, bene, che ci vanno, allora ce l'avevano. È importante che sia fresca perché sennò è un pesce come gli squaloidi che quando stanno lì comincia a sapere di ammoniaca, sì. E quindi deve essere freschissimo. Freschissimo, questa è freschissima e anche difficile a pulire. A pulire, sì, sì. E come la facciamo oggi Fiorenzo? Basta sentire, siccome per caso abbiamo qui dei peperoni, e siccome guarda caso a Fano la morte sua è la Raja sei peperoni, io suggerirei di fare questo. Sono d'accordissimo. D'altronde non copiamo nessuno perché a Roma è famosa l'arzilla con i broccoli e la minestra. Infatti no? La chiamano così l'arzilla. Loro la chiamano arzilla, la minestra di broccoli e arzilla. E quindi evidentemente si presta bene a essere lessata e poi insaporita con dei vegetali. Loro usano i broccoli, noi usiamo i peperoni. Adesso il primo step cosa facciamo? Ma direi intanto lessiamo l'arzilla, cioè la ragia. In modo che dopo lei va avanti per conto suo, mentre lei bolle, noi prepariamo l'assassina. E cosa c'è lì? Ci abbiamo messo l'acqua, naturalmente, un po' di vino, i gambi del prezzemolo e dei grani di pepe. Per approfumare. E un po' di sale, in modo che già esce bollita, un po' saporita, un courbouillon, diciamo. Un courbouillon. Ok. Ok, andiamo. A te la razza. Ecco, questa la mettiamo nel mezzo, che è più spessa. Quanto ci vorrà per cuocerla, Fiorenzo? Io penso una mezz'oretta ci vorrà. Una mezz'oretta ci vuole, insomma, dai. Comunque si vede, no? Diventa bianca, sì. Poi anche si sente con la forchetta. Questo qui è molto spesso. E quindi noi dobbiamo seguire la cottura di questo. Di quello, che dove c'è la parte più spessa. Esatto. Ok, allora mentre va quella possiamo fare la salsa. Possiamo partire con la salsa. Allora, partiamo con la salsa. Allora, cosa ti serve? Classico soffritto. Ti serve l'olio? L'olio. L'olio. Ecco a te l'olio, Fiorenzo. Ok. Naturalmente olio extravergine d'oliva. Immagino l'aglio, no, adesso? Aglio. Aglio. Ok, l'aglio. Adesso, tra poco ci mettiamo anche il prezzemolo, però intanto voglio far andare prima l'aglio da solo. Bella sta cucina, sono moderne, sono cucine moderne, piani cottura moderni. Ma poi regoli bene la temperatura, ecco. Col fornello fai un po' a occhio, diciamo così, invece qui c'hai proprio le gradazioni da 0 a 10. Non ti puoi sbagliare. Allora adesso cosa ti devo mettiamo dare? Mettiamo il prezzemolo. Il prezzemolo si deve soffriggere un po' meno dell'aglio. Perché sennò diventa tossico. Esatto. No? Diventa tossico il prezzemolo se è troppo cotto. Poi in alcuni piatti addirittura si mette alla fine proprio crudo, però a me non piace molto. È più che altro un fatto di estetica. Sì, gli dà quel colore, gli dà insomma, quel tocco. Bel verde. No, molti lo mettono direttamente sul piatto, ma io sinceramente l'estetica a me non mi piace. Perché come dice la fa, il prezzemolo dappertutto, siccome è come il prezzemolo. Adesso cosa ci va? Allora, vino bianco, aceto. Vino bianco, dai. Questo vino bianco. Facciamo sfumare. Sì. Allora. Aceto. Aceto. E via. Il prezzemolo io non lo trito mai fino fino. Lo lasci sempre un po' grossolano. Lo lascio un po' grossolano, se mi piace più. Delle volte anche i gambi, tagli anche un po' i gambi che gli danno. Li abbiamo messi qua. Che gli dà molto sapore, no? Adesso perché dice che il gambo addirittura è più saporito della foglia. Sì, più saporito. Anche solo io, che è duro. Sì. Nelle preparazioni non lo puoi mettere qui, fai però nei brodi, in un brodo si può mettere. Senti, ma di raggia però ce n'è diversi di tipi, no?
Questa è quella chiodata. A Fano dicono c'è il tomaggio, no? Il tomaggio che sarebbe senza chiodi, c'ha la punta molto appuntita, quella lì, e sono molto grosse, sono quelli, sì, quelle sono molto. Poi c'è un'altra pesce che gli assomiglia, è sempre della famiglia la baracola. Sì, quella allora con l'occhio. E quella non c'ha i bottoni, diciamo. Non c'ha i bottoni, però c'ha due occhi. Di solito chiamano anche occhiata, credo, quella lì. Sì, occhiata, e quella generalmente si usa anche nei brodetti, è buona anche, no? Quella lì è più piccola, è più cosa. Beh, certo, questa infatti ce n'è a volte di dimensioni veramente. Io quando ero fuori, insomma, fuori via con le barche, si dice quanto tu la pulisci, non la sbarri, no? Diciamo sbarrare quando tu la apri e gli togli l'interiore, capito? Insomma, se ne prendeva. Grosso un bel po'. Sì, poi dopo con la razza, scusa, ti volevo dire un'altra cosa. Con la razza, diciamo l'interiore, l'intestino, tutto quanto della razza, lo stomaco, la trepa la chiamano, quella le prendevamo, le tagliavamo, le legavamo con una cordicina, insomma un sciagolino, no? E le buttavamo fuori della barca quando pescavamo tutta la notte. Ostia. Con l'andare l'andare e vieni della barca. Si puliva tutta e si inteneriva. Ti devo sentire cos'è quella arrosto, oppure farla. Queste come a me sono quelle normale. Cose che mi fanno arrabbiare. È speciale. Perché io una cosa speciale. Che non potrò mai mangiare. Se la trovo te la faccio mangiare. Ma è speciale. Bisogna che mi imbarpro. No, bisogna dirlo a qualcuno che giustamente fa la pesca, se ti dice che ce la lascia, perché c'è un po' di lavoro, però guarda, è fenomenale. E quella la mangi solo perché. Poi l'altra morte della razza è arrosto. Arrosto, nel focone arrosto. Nel focone. Il focone speciale. Si cuoce bene perché è piatta, per cui è veloce, dentro rimane umida. Fai i pezzi, con le molecche. Sì, grossi. Sì, molto buono. Lungo i raggi, segui i raggi. È un bel pesce, Sì, poi tra l'altro è leggero perché ha pochissime calorie, poco grasso, cui è adatto anche. No, tutti per la dieta, il merluzzo, ecco. A parte che da noi non è merluzzo il nasello, ma comunque. Sì. Può essere un valido sostituto. Alternativa alla solita soglia, la merluzzo, eccetera, perché è sana, oltretutto non ha le spine. Sì. Quindi va bene anche per i bambini. Sì, perché c'è una cartilagine, cartilagine dopo faremo vedere. Si spina facilmente. Ma anche puta caso, dovesse restarne uno in mezzo, non succede niente. No, si mangia la spina, mandi giù e via, no? Sì. Sarà il momento di buttare, perché sento un gran profumo che già è sfumato. Guarda, proprio l'alcol mi sa non c'è più. Allora, quindi vai con i peperoni. Vado con i peperoni. Ecco a te, Fiorenzo, vai con i peperoni. Gialli e rossi, belli. Bello da vedere, Bei carnosi. Ma comunque, oltre che l'estetica, hanno anche un sapore diverso, Che poi, il peperone è uno solo. Verde, rosso e giallo è sempre quello, il grado di maturazione che è diverso. Sì, è diverso. Infatti il peperone verde che si usa un po' meno è meno saporito. È un po' più forte anche. Perché non è maturo non ancora. Non è maturo, no? È un po' più forte infatti. Però per certe preparazioni, parlavamo del brodetto di San Benedetto, loro usano peperone verde. Sì, perché loro giustamente il brodetto, come dicevamo l'altra volta, lo fanno con le verdure, no? Esatto. Con anche questo dell'orto. Se vogliamo, il brodetto è un piatto che nasce in mare, questo invece è un po' come il brodetto alla San Benedettese, cioè metti a coniugare il pescatore che torna a casa e la moglie che magari ha l'orticello e che mette i prodotti dell'orto. In questo caso sono i peperoni, perché questo non è un piatto che puoi fare in mare. No, perlomeno. Generalmente si faceva arrosto, non la razza. Perlomeno tanti anni fa, quando stavano ci vuole il tempo anche per cucinarlo, no? E questo quindi è un classico prodotto della collaborazione, diciamo, tra mare e monti, diciamo, ecco. È anche stagionale, penso, no? Come le seppie, no? Bravo. Seppie, quando c'è pisei, allora il pisello è pronto quando la seppia viene a terra. Era un pesce tipicamente estivo. Adesso i peperoni si trovano tutto l'anno, non è più così. Però ci trovano tutto l'anno, ma i migliori, saporiti, più dolci si trovano in estate. Quando c'è il sole, quando giusto, la maturazione. Non sono quelli di serra, non sono quelli. Sì. Quindi è sempre un piatto estivo. E poi, siccome va mangiato o freddo o tiepido,
e quindi d'estate va bene perché rinfresca. Sì. Allora, sia i peperoni che la ragia richiedono un po' di tempo di cottura. Io penso ci vorranno 30-40 minuti, no? Quindi inutile aspettare, bisogna, il tempo vuole la sua parte, per cui direi di aggiornarci fra una quarantina di minuti. Allora Fiorenzo, guarda, è facile, vedi? Una volta cotta si prende col cucchiaio, si tira giù, diciamo, la carne dall'osso, diciamo così, cartilagino, si mette sul piatto da portata, si gira e praticamente si è speculare. Sì, è da sola si mette nel piatto, eccola. Ha fatto bene farla raffreddare perché sennò sto lavoro non riesce a farlo. Con le mani, adesso magari il cuoco ha le mani un po' d'amianto. Sì, noi siamo un po' dei cuochi un po' da battaglia. No, perché ecco qua. Benissimo. E questo è la finale della razza. Oh, adesso dobbiamo proseguire con la salsa perché sennò mangiare la salsa. Sì. Allora, qui ormai i peperoni hanno stufato abbastanza. Hanno stufato, non nel senso che vanno si sono proprio stufati ed è ora di aggiungere la salsa di pomodoro, che lo diciamo, pomodoro San Marzano DOP, che non è uno scherzo, costa il doppio di quell'altro ma merita la differenza, perché dovete sapere che io e Fiorenzo siamo due cuochi amatoriali appassionati che però usano anche ingredienti di una certa qualità, insomma. Perché la riuscita delle ricette dipende, sì, dalla preparazione, ma se non usi le materie prime giuste è tutto tempo perso. Tu già quando c'hai parti dall'ingrediente che, diciamo, è il massimo, la ricetta al 50% viene sicuro. Mi ricordo quando, per scherzo, dicevamo a un noto ristoratore sulla collina che quella volta era sulla collina Trafano e Pesaro, sull'Ardizio, che c'aveva del pesce meraviglioso, c'aveva l'esposizione in frigorifero, allora lui ci teneva, era un appassionato, e ti faceva vedere sto pesce, guarda qui, guarda com'è vivo, guarda le bavisce, come è rosso, guarda che roba. Per fare la freschezza. Per avere la freschezza, no? E io gli dicevo, oh, te sto pesce lo puoi solo rovinare. Perché già era già buono, la materia prima era eccellente. Allora, i peperoni sono cotti, la salsa è bella cremosa. Bella cremosa, io direi che è ora di metterla sopra la rasa. Anch'io direi, sono d'accordo con te. Allora, spegniamo il fuoco. Il tagliere. Allora. Calda così, calda, i peperoni si insaporiscono tutta la rasa, no? Poi sulla rasa, che è ancora tiepida, perché... Che poi io quando la faccio, Fiorenzo, la faccio anche la mattina, diciamo per la sera, oppure il giorno dopo, anche più buona, no? Sono tutte ricette un po' come il brodetto, come queste cose qui, che fatte prima si insaporiscono. Tipo il Saora Venezia, no? Che il fanno prima, Venezia, no? bravo. Che fanno... Le sarde in Saoro. Tipo di preparazione. Che poi dopo loro in Saoro ci fanno un po' di tutto, ci fanno i folpetti, ci fanno i sardoncini anche. Che da noi le sarde ormai mica si trovano più. No, non ci sono più, no. Da noi sì, i sardoni sì. I sardoni. Ma le sarde. Senti che profumo. Senti che roba. Ma guarda che colore anche. Viene voglia proprio di mangiarla, guarda. La razza che è bianca, con questo bel colore sopra, con la salsina densa che poi gli andrà tutto in mezzo ai filetti, anche se non sono proprio filetti, ma insomma. Di insaporire il tutto. Questo viva chi la magna. Eh già. Dopo, una volta, no? Dicevano, vedi? E sapevano quel che era da mangiare o da fare. Ci è voluto un po' di tempo, perché le cose buone richiedono tempo, non c'è niente da fare. Io adesso non ce l'ho col cronovè così, ma... No, ma... È tutta un'altra roba, no? No, Lorenzo. Te non ce l'hai il cronovè così, io sì. Sì. No, non volevo, hai capito, dire male, ma... È tutto un altro. Sì, no, una volta ogni tanto sono esperienze gastronomiche che vanno fatte. Allora mi sembra che sia venuto bene, no? Bene. Mi manca solo una cosa, c'è rimasto.
di mangiarla. È un peccato che ci vedono ma non possono sentire il profumo. Signori, così è. Cosa... Allora ci vediamo magari alla prossima ricetta.